Dunque, dalla volta scorsa non sono andato avanti rispetto alla live. L'unica cosa che ho fatto, l'ho fatto dormire alla locanda perché era completamente prosciugato di, per via del riposo, e ho livellato, quindi gli ho messo un altro punto in Destruction, perché per adesso è la scuola che stiamo usando di più, praticamente usiamo solo le fiamme, quindi mi è sembrato giusto mettergli un punto lì, quindi siamo di livello 3. Questa è l'unica cosa che è cambiata rispetto alla fine della scorsa live. Per il resto è rimasto tutto come prima. Abbiamo il nostro follower Atar, che è il boia di Solitude, che abbiamo scoperto, io la volta scorsa che esisteva questa quest, non lo sapevo. Io metterei le cose in ordine così. Adesso siamo a Solitude, andiamo al palazzo dello Jarl, intanto per disincantare una roba che avevamo. Poi andiamo dal mago di corte, compriamo un po' di spell, quelle che ha, e ci facciamo parlare dell'Accademia dei Maghi, così prendiamo la quest per iniziare la catena dell'Accademia dei Maghi. Dopodiché abbiamo una quest che ci è rimasta dall'altra volta, io farei quella quest lì, così ce la togliamo, poi partiamo per l'Accademia dei Maghi con fermata intermedia alle pietre guardiane, quelle dei segni iniziali, perché il motivo è che abbiamo preso l'altra volta questo segno qui, che è il segno dell'apprendista, l'Apprentice Stone, e secondo me, cioè, è buona perché ci aumenta la Magic Resistance, e ci aumenta, sì, la rigenerazione della magica, però prendiamo il doppio dei danni dalle magie, è un po' presto per noi per usare questo segno qui, quindi prima di andare a Winterhold facciamo una fermata intermedia alle pietre guardiane e ci prendiamo il segno del mago, così livelliamo anche un pochino più velocemente. Questa quindi è la scaletta della serata. Adesso andiamo al palazzo dello Jarl, facciamo tutte le nostre robe da mago, ci facciamo dare la quest per l'Accademia dei Maghi, usciamo, facciamo la nostra quest, quella che c'era rimasta dall'altra volta. Torniamo qui, prendiamo il carretto, andiamo a Whiterun. Da Whiterun, pietre guardiane, prendiamo il segno del mago, riprendiamo il carretto e andiamo a Winterhold. E vediamo cosa riusciamo a fare, andare alla fine dello stream. Per cui partiamo e andiamo al palazzo dello Jarl. Ok. Ho molteplici modi per trattare le persone. Dopo caverna di teschio di lupo, un po' prestino. Allora, dove posso imparare di più sulla magia? Ciao Cecio! Forse ti accetteranno all'Accademia di Winterhold. Mod di facce non ho installata nessuna, Beatrix. Ok, la quest Winterhold l'abbiamo presa. Guardiamo cos'è in vendita. Il livello non me lo richiedo, non lo ricordo di nessuna delle due, quindi ora ci andiamo a guardare su internet. Che razza mi consigli per iniziare? Ah, dipende che classe vuoi fare. Tutte le razze sono buone per qualche combinazione, oppure te ne puoi fregare come stiamo facendo noi, che abbiamo preso l'orco e stiamo facendo un mago. La razza conta, ma secondo me conta fino a un certo punto. Certo, iniziare con una buona combinazione è sempre meglio. Ok ragazzi, ha vinto Rianima Cadavere. Ciao Smash! Quindi andiamo di Rianima Cadavere. L'abbiamo comperata, adesso vediamo se possiamo impararla. Andiamo subito a vedere. Rianima Cadavere. Reanimate Corpse. Benissimo, allora andiamola a vedere. Eccola qua, livello apprendista 127, cioè praticamente sarà tutto il mana che abbiamo. Sì, praticamente tutto il mana che abbiamo, va bene, però ci sta, dai. Cantatore arcano, disincantiamo le nostre vesti da principiante di alterazione. Ok, naturalmente non abbiamo la pietra per incantare. Potrebbe avercela lei. No, non andare a dormire. Aspetta. Dai, minchia, dai.
Non ti faccio dormire. Fa vedere se c'è una pietra da vendere. Ciao Shaz! Allora. Suprema non ce la possiamo permettere. Siamo diventati poveri comprando il libro. Ma di incantarla con una com... No, niente. Speriamo di trovarla. Sei troppo esosa. Oh, potremmo anche... Sì, tutto bene, tutto bene. Nella stanza del... Ciao Stefano, nella stanza dello Yar c'è un libro per aumentare oratoria. Potrebbero essere questi. Dunque, il libro dovrebbe essere illuminato. Ciao Scopa, grazie per il follow. Eccolo qua. Ok. Oh, l'abbiamo rubato senza guardare, vabbè. Tanto non c'era nessuno. Perfetto. Ok, quello che potevamo fare qui l'abbiamo fatto. Raggiungi questo luogo, Iron Back Hideout, che era, vediamo la mappa, beh, non molto lontano, perché qui, nascondiglio di Iron Back, va bene, ci andiamo subito, ce la leviamo e poi partiamo verso le pietre guardiane. Allora, questa survival praticamente ti tiene conto della fame, del freddo e del bisogno di riposarti. Quando queste cose cominciano a scendere, cominci a perdere, oltre che, vedi ad esempio la mia, adesso in basso a destra, la mia barra della resistenza, vedi che ha un pezzettino rosso, sarà sicuramente perché sono affamato. Se tu guardi gli effetti attivi, vedi, fame scarsa. Vedi, il vigore totale viene ridotto. Gli attacchi con le armi sono più lenti del 10% e sei meno efficace del 30% quando usi lo scudo o la modalità furtiva. Adesso, appena siamo in zona dove si combatte, mangio qualcosa. Stessa cosa la stanchezza, stessa cosa il freddo. Quella per la parete in orizzontale si chiama Belt Fastened Quivers. Non ti senti bene, infreddolimento. Non ci possiamo fare una mazza. Oh. Ah, ce n'è uno là in alto. Che ci ha già visto, tra l'altro. E va bene. Ti manderò contro il mio possente lupo. Perché non è partito il lupo? Ok, allora ci mettiamo le fiamme nella sinistra e anche nella destra. Ok, vabbè, ce l'ha fatto fuori il nostro follower. Quindi, via, andiamo di Reanimate Corpse. Gli mortacci. Allora. Intanto una pozione di cura. Poi ce ne abbiamo due che sono anche abbastanza incazzosi. Mangiamo qualcosa per recuperare la fame, tipo un bel arrosto di Orker. E l'involtino. Poi ci mettiamo. L'infreddolimento, non so che cosa farci. Ci mettiamo le fiamme in dual cast. Non posso salire di livello in combattimento perché stiamo usando la modalità survival. Ah, abbiamo finito la magica. Ecco il nostro boia che sta arrivando. Allora, pozione di magica estrema, vai. Pozione di cura minore. Il nostro cadavere dov'è? Ancora là? Ma. Bruciate però, eh. Dio, ma. Per un secondo stavo per chiudere. Niente, va bene. Questo chi è? No, eh.
Chi sei? Cosa vuoi? Ah, mi apri come un pesce. Ciao Metellone, grazie per il follow. Ah, c'avevo il pugno addirittura nella mano sinistra. Fiamme. Ok, il nostro follower non si sa bene dove sia andato a finire. Beh, a questo punto nella destra mi metto sempre le fiamme. Brucia. Ma perché usi l'arco? Che hai un'ascia che è più grossa di te, usi l'arco. Vacca sei forte, sto ladro, non gli ho fatto niente. Non gli ho fatto assolutamente niente. Dunque, mangiamo. Ah, che fatica, allora, pozione di cura, ok, a sto punto dobbiamo, ci tocca andare di scudo e steel war pick, perché abbiamo finito la magia non la voglio, la pozione di magica non la voglio usare, quindi, ok, così gli mettiamo sopra anche un bel veleno, tipo il nostro che abbiamo fatto. E andiamo. Ah, vabbè che si è svegliato. Ok. Ametista. Oh, Fur Mantle. Questo è molto buono. Per il freddo. Qua intanto c'è una delle pietre. Che pietra è? Pietra del cavallo. Vabbè, questa è una roba da endgame, perché semplicemente per i cavalli, per portare di più, niente. Ok. Eccola qua, beh. No, 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 nascondiamoci, ferma, ferma, ciao. Ciaone. Stanno arrivando tutti. Allora, intanto ci mettiamo la nostra roba da combattimento. Primo. Secondo. Bastone del famiglio. E fiamme nella sinistra. Evochiamo il nostro... Ok. Ci mettiamo nell'altra mano sempre le fiamme. Vediamo se il lupo parte. Non parte il lupo. Quelli ci sparano, vai però. Niente da fare. Inchiodato. Vabbè, a sto punto prendo l'arco anch'io, Vacca, come ha fatto a colpirmi? Io non lo vedo nemmeno. Ah, eccolo là, vabbè. Preso. Niente, il nostro lupo non parte. Non parte. È inchiodato proprio come... Il nostro follower è più inutile di un secondo buco del culo, perché è fermo lì da qualche parte. Chissà dove si è fermato. Gli
Io ci manca solo che caschi giù. Eccolo qua, ve. Dai, fatti vedere. Mortacci, ragazzi. Adesso ce la fai andarli a prendere? Bravo! Ok, l'ho ucciso. Adesso lo tiriamo su. Ok. Sta arrivando quell'altro. Bravi, combattete. Cazzo, me l'hanno buttato giù in un colpo. Via, 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 via. Bisogna che il boia venga in nostro soccorso, eh. Ok, questo qua è morto. Dov'è? Ah, eccolo lì. Bravo, grande boia. Oh, no, via. No, ce l'ha proprio con noi. Ce l'ha proprio con noi. Allora, ferma, cambiamo. Allora, Iron Shield. Iron Shield, Steel War Pick. Ok. Direi che va bene. Gli mettiamo sopra al Warpick il veleno. Dobbiamo prendere una pozione di ristoro perché siamo senza stamina. Se avessimo anche una birretta non sarebbe male. No. Probabilmente l'unica cosa che possiamo fare è la furia del Berserker, come sta giustamente dicendo Smash. L'armatura del capo dei banditi secondo me è Immersive Armors che l'ha aggiunta. Furia Berserker. Per forza. Ok. Bacca boia. Oh, in due colpi. Cioè, non ho fatto in tempo a schiacciare. Due colpi secchi. Ah. Ah no, cioè, dunque. Io direi di attivare la furia Berserker subito. Anzi, forse no. Il nostro follower ovviamente non si vede. No, ci mettiamo le fiamme qua e lo scudo sulla sinistra. Proviamo a fare questa roba qua. Allora, pozione di cura minore, teniamo botta un altro po'.
capo dei banditi non gli abbiamo fatto praticamente niente, però se non viene a aiutarci il nostro follower, che non so dove sia, siamo fottuti. Forse riesco a tenere botto un altro po'. Allora, pozione di cura minore l'abbiamo presa. Allora, Steel War Peak adesso. E Furia Berserker, se non moriamo subito. No, porca troia, non riesco a fare niente, dai. Che due colpi, vai giù. Ah. Chi sta combattendo quello là? Boh, e uno è andato. Vado di dual cast con le fiamme e bruciamo anche l'altro, il nostro follower a questo punto. Ah, stavolta non mi faccio fregare. Stavolta non mi faccio fregare. Nessuna pietà, mi hai ucciso troppe volte. Te l'ho detto, cioè, avevate ragione voi, avevate ragione voi. La stavo facendo dalla parte sbagliata, però abbassare la difficoltà mai. Allora, piuttosto la alziamo. Qualcuno l'ha chiesto di alzarla a leggendaria, magari quando stiamo un po' meglio. Allora, corazza d'acciaio da soldato, elmo da soldato, guanti da soldato, la katana, steel katana, va bene, stivali da soldato. No, no, leggendaria, aspetta, leggendaria quando ci abbiamo preso un po' la mano. Poi la mettiamo, sicuramente. Allora, bandito, lui cos'ha? L'arco lungo non ci interessa. Le frecce sì, grimaldello, il tanto, vabbè, facciamo anche senza. Ce n'era un terzo. Eccolo qua. C'ha la lancia questo. C'ha la lancia, carina. Magari la vendiamo. Allora, adesso ricapitoliamo la nostra armatura, visto che anche noi stiamo andando verso l'armatura pesante. Allora, l'armatura questa è molto meglio della nostra. L'elmo direi che è meglio del nostro. Beh, è tutto meglio del nostro. No, l'elmo forse no. Armatura 22. No, è meglio quello che abbiamo di elmi. Sì, mentre i guanti sono meglio questi e gli stivali. Ok, benissimo. Quanto alle armi, no, è meglio sempre il nostro War Pick. Adesso però decidiamo cosa dare al nostro amico Attar, perché è senza armatura, quindi gli diamo tutto quello che non abbiamo preso noi. Che cosa devo prendere? Allora, ti diamo corazza di ferro, elmo d'acciaio da soldato, guanti imperiali e gli stivali. Lui, la sua arma, cos'ha? Ah, la sua è migliore di... è molto buona, quindi è inutile che gli diamo quello che abbiamo trovato. Benissimo, non si è messo, no, si è messo tutto tranne
tranne gli stivali forse, va bene. Ok, andiamo a vedere. Ah beh, sai cosa faccio già che ci sono? Tiro su un cadavere così a cazzo per livellare evocazione. Tiriamo su questo nudo. Allora, vediamo un pochino cosa avevano qua. Vabbè, ceppi di legna. Allora, la tenda, nella tenda non c'è niente. Borsa di monete, uno skill book, ottimo. Questo è mendicante, ne ho parlato nel mio video, fa parte di una serie di 4 libri. Baule basilare. Oro, pozione di cura minore, va bene, non ci fa male. Ok, qua c'è solo un tanning rack, lo spiedo si può usare. Beh no, però possiamo prendere un po' di caldo intanto. Non c'è niente di che qua. Bene ragazzi, torniamo a riprenderci la... C'è una lettera sul tavolo, me la son persa. Lettera di Kragrash. Oh ragazzi, se non ci fosse per voi mi perderei un sacco di cose. Trova il luogo del riposo eterno del cacciatore di vampiri. È anche vicino a dove dobbiamo andare per tornare indietro. Io la farei. Andiamo a farla. Torniamo verso Solitude. Prima di tornare a Solitude ci fermiamo a fare questa quest qui. Faccia scorta di viveri. No dai, viviamo pericolosamente. Andiamo senza viveri. Cerchiamo di farla prima di arrivare a... a Solitude. Adesso salta fuori un altro di quegli orsi come l'altra volta che ci sciottano. Allora, qui dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare sulla sinistra, quindi in su. Quindi tipo di qua. Oh oh, c'è qualcuno. Due qualcuno. Chi c'è? Ah, un ragnetto. Vabbè, easy. Dov'è l'altro? Ah, ci avevo ancora. Se dovessi imbatterti in un drago, non essendo Dovahkiin, lo uccideresti? E i draghi non compaiono finché non cominci la quest principale. E quindi se non fai la quest principale i draghi non ci sono, per cui il problema non si pone. Eccolo qua. I resti del cacciatore di vampiri. Cerca tra i resti, ok. Messo male. Ah beh, bruciato al sole. Vino alto. Balestra, vabbè, la balestra ce la prendiamo. Guardiamo un po'. Birra. Dardi. Chiave dello scantinato del nascondiglio di Ironback. Sarà una roba del Creation Club, Orkish Dagger e l'oro. Entra nello scantinato del nascondiglio di Ironback. Ok, dov'è? Dall'altra parte. Ah, beh, che poi là dove eravamo prima, adesso basta... Ah, basterebbe! Dicevo fare il viaggio rapido, ma non ce l'abbiamo perché siamo in modalità survival. Niente, ci torniamo. Allora, via, si torna indietro. No, non si può viaggiare rapidamente, Shaz, in survival. Però, come giustamente ha scritto prima di te, R, c'è che ti godi proprio tutto Skyrim, eh. Scantinato del nascondiglio di Ironback. Ah, ma è una player house.
È una casetta bellissima. Allora, incudine, va bene. Birra, che fa sempre bene, ce la prendiamo tutta. Flegon, vabbè, lo lasciamo lì. C'è uno zaino, cosa c'è nello zaino? Questo lo vendiamo. Va bene, questi li possiamo anche lasciare lì. Ok. Oh, allora, vabbè, Silver Sword è interessante. Però fa solo 9 danni. È sempre meglio il nostro Warpick. Spada d'acciaio, arco da caccia. Vabbè, questi sono abbastanza tranquilli. Silver Great Sword. Questa fa gli stessi danni della sua ascia, quindi gliela lasciamo. Nel baule cosa abbiamo? Oro. Pietra di Welkind. Completely Restores Magica. Vabbè, questo lo prendiamo, ma non lo useremo perché va usato quando ne hai molta di magica. Allora, dardi, balestra elfica, balestra d'ebano. Beh, qua tiriamo su tutto, eh. Ti senti poco in forma, va bene. Dopo dormiamo. Exploding Bolt of... Oh, sono dei dardi che esplodono, bellissimi. Che figata sta casa, che figata. Questi fanno shock, ok. Prendiamo tutto. Sto trasportando troppo peso, va bene, non ci importa. Dardo d'acciaio. Dopo mettiamo a posto tutto. Sali del fuoco, sali del vuoto. C'è un laboratorio d'alchimia. Stivali orcheschi, elmo orchesco, molto buono. Tiriamo su tutto. Vabbè, Bloody Rags non ci interessa. Il quill e il calamaio li prendo perché servono per fare una roba di bandolier. Ascia da guerra di ferro dei brividi. Questa sarebbe buona da disincantare. Sarebbe buona da disincantare. Allora, pozioni. Oh, vabbè, ci sono delle trappole. Il formaggio, mucchio di sali. O è a Karstag o è a Solstheim, forse l'hai già fatto. Beh, Karstag l'ho fatto. Se è lui, sì, l'ho fatto. Allora, qua ci sono dei libri. Ah no, ferma, c'è uno skillbook. Eh sì, c'è Black Arrow. Ok. Prendiamo da rivendere. Dancing Fire, no, ok. La mod Morad non lo conosco, però me la segno perché mi dà l'idea di una roba che potrebbe essere utile. Mi hai detto Morad. Ok. Dunque, adesso siamo straoberati di roba. Straoberati, quindi vediamo un attimo di ridurre un po' il peso. Dunque, dobbiamo dimagrire di circa 60 kg. E ti darò anche la balestra elfica. Ok. Secondo me su c'è un sacco a pelo, però, per dormire. Chi è qua per darmi una lezione? Mortacci tuoi! Allora. Ah, cacchio, questa non me l'aspettavo. Ok. Adesso qua sono con le spalle al muro. Brucia. Non riesco a scappare da nessuna parte. Ah, mi tocca far così. Ok, io volevo solo farmi una dormitina, ragazzi.
Tocco, cioè, le pozioni di cura che abbiamo... Ah, non lo so a chi ho dato fastidio per avere dietro un mercenario. Nessuna pietà invece. Ce n'è un altro da qualche parte. Aspetta che mangio qualcosa. Che borsa. Allora, carne cucinata ci tocca. Fette di formaggio. Cioè, tutto quello che avevamo appena raccolto. Dov'è quell'altro babbione? Avevo visto un altro punto rosso, non c'è più nessuno. A sto punto andiamo a vedere se sto mercenario aveva addosso qualcosa, perché non capisco perché ci è arrivato addosso così. Brigand Plate Harness. Carina. Furmantle White, va bene, questo ce lo prendiamo. Vabbè, questo qua, questa qua è bella, ma cioè pesa 38. Beh, possiamo darla però a lui, eh. Vediamo intanto chi ce l'ha mandato dietro. Al ladro Bill Gardner, che sarei io. Eimvar. Eimvar. Adesso scopro chi sei, Eimvar. Do un salvataggio veloce. Vediamo chi sei, Eimvar, sulla wiki. Eimvar. È il fabbro di Solitude. No, non è il fabbro, è l'apprendista. È l'apprendista di Beirand. È l'apprendista di... del fabbro. Adesso gli facciamo una visita quando torniamo a Solitude. Questo cos'è? Cumulo di cenere, va bene. Allora, dobbiamo dare qualcosa al nostro amico qua, perché siamo overcumberati. Può darsi che gli abbia rubato qualcosa, ma... insomma, diciamo, mandarmi dietro un killer mi sembra un po' troppo. Ok. Adesso dormiamo però, eh. Perché siamo messi veramente male, secondo me, con il riposo. Dormi. Dormiamo 8 ore. 8 ore ci svegliamo. No, ci svegliamo un po' prestino. Dormiamo 10 ore. Ci svegliamo un po' prima dell'alba. Tra l'altro livelliamo. Ok, aumentiamo sempre la magica. Continuiamo a aumentare la magica. Punti bonus 1. Dunque, abbiamo preso fino adesso. Abbiamo preso evocazione e distruzione. E qui non possiamo andare avanti nessuna delle due. Perché stiamo usando pochissimo le magie. Vado a dormire alle 7 come i novantenni perché ero stanco. Ma guarda che è anche i quarantenni. Aspetta ad avere un figlio, poi vediamo a che ora vai a dormire. Io aumenterei l'armatura pesante. Visto che la stiamo usando, aumentiamola. Forse è un po' un errore, andando verso il... verso il build a mago, perché poi magari dopo un po' la molli. Però magari facciamo un mago, un necromante in armatura pesante. O se no possiamo decidere di prendere invece un punto in illusione. Che anche illusione prima o poi ci verrà comoda. Sì, prendiamo un punto in illusione, dai.
Ok. Beh, che cielo stellato. Visto, sono andato a dormire presto, ma la visuale ne vale la pena. Evocazione l'ho già preso. 5 del mattino. Andiamo. Sì, beh, magari la prendiamo più avanti. Adesso volevo prendere un po' di punti. Cioè, deve essere già pronto per quando poi cominciamo ad avere un arsenale di magie un po' più adeguato. Ok, adesso ce ne andiamo verso Solitude mentre sorge l'alba. Vediamo come siamo messi. Allora, fatica ancora. Come ancora prosciugato dalla fatica? Ho appena dormito 10 ore. Pazzesca sta roba, pazzesca. Forse devi dormire in un letto, cioè dormire all'aperto non ti fa recuperare. Adesso raccolgo gli snowberry che poi dopo ci facciamo delle pozioni per il freddo. Ok, figuriamoci. Allora, no, adesso voglio usare un po' le magie perché stiamo usando troppo poco le magie. Allora, qua ci sono due ceffi. Adesso vediamo chi sono. Avanti. Sono due banditi. Ok, mercenari ancora. Minchia, mi ha tolto tre quarti della vita con un colpo. Ok. Allora, io direi proviamo a curarci così. Sì, sto sul cazzo a parecchia gente. Forse abbiamo ladrato un po' troppa roba all'inizio, eh. Vediamo se riesco a curarmi. No, non ci riesco. Dobbiamo mangiare. Quindi vai, fette di formaggio di capra manetta, involtino. Il nostro follower non so dove sia. Quindi scudo. E ci proviamo. Cazzo, muori però. Perché non muori? Cos'è? È fatto d'amianto sto mercenario. Adesso mi sto veramente seccando, eh. Dov'è il Warpick? Chi è questo qua? Chi è? C'è venuto uno. Uno è venuto a aiutarci. Chi è? Chi sei, buon uomo? Ah, un adventurer, grandissimo. Allora, Aimvar, è il tuo momento. Andiamo a cercarlo. Aimvar, dove sei?
Tanto lo so che ci sei da qualche parte. Ciao! Se le cose dovessero mettersi male qui a Solitude, credo che mi forgerò una nuova spada. Sai, sono l'apprendista del fabbro. Sì, 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 lo so che sei l'apprendista del fabbro. Adesso io faccio un bel salvataggio rapido, per sicurezza. Questo qua chiama le guardie, sicuro. Oh! Sapete che è abbastanza resistente per essere un fabbro? Allora, intanto mettiamo su lo scudo. Beh, ancora non è il caso di curarci, secondo me. Adesso sì. Pozione di ristoro minore. E dopodiché andiamo di fiamme. Io non capisco perché il nostro follower non ci sta aiutando. Aspetta che mangio qualcosa, anche perché con sta fame. Mangiamo le patate cotte e la zuppa di cavoli, dai, così. Ah, il fuoco lo soffre un po' di più. Bene. Mille di tagli aggiunti a Fingar. Ai ai ai, mi sa che quando usciamo si mette male. Vabbè, dobbiamo ricaricare la partita. Adesso arriva le guardie. Ecco fatto. Non hanno neanche voluto discutere le guardie. Ciao Scaglia. Ok, va bene. Abbiamo avuto la nostra vendetta virtuale. E adesso ce ne andiamo. È vero, la chitina dei granchi e le piume di falco per fare la pozione di cura malattie, è vero. A giudicare dal tuo aspetto, hai bisogno di entrambe le cose. Eccolo qua per riscuotere la taglia. Io sono il sovrintendente. Eccellente, ci hai reso un grande servizio. Ecco la tua ricompensa. Ma che 100 gold. Va bene. Il palazzo blu è sempre aperto. Adesso andiamo a prendere il carretto e andiamo a Whiterun. Andiamo subito alle pietre guardiane. Cugina dell'imperatore, via del grosso teschio di drago appeso sul muro. Finora l'aspetto più bello di questa survival è il fatto che ti godi veramente tutto Skyrim, eh? Cioè, non senza viaggio rapido è molto più fluido, no? Senza tutte queste interruzioni. Allora, sono le 10 di sera, dormiamo altre 10 ore e ci svegliamo di buon'ora. Beh, buon'ora, le 8 del mattino. Ce la facciamo? Sì, dai. A Dragon Reach per discutere delle ostilità in corso. Ok, ascia da guerra dei brividi, vai. Danno da gelo abbiamo imparato. Benissimo, soldi come siamo messi? 800, non benissimo. Andiamo dalle pietre. Ci sono volute settimane per trovare quel poco di ladri. C'è Amren. Dai, prendiamo la quest, ma non la facciamo. Cioè, la prendiamo per farla dopo. Chissà se incontriamo i compagni, non avendo iniziato la quest principale. No, direi di no a questo punto.
Ah no, c'è il gigante già morto, pensa a te. Fendal. Eccolo qua. Ma per adesso ci teniamo il boia, dai. Anche se non è proprio il top come follower. Sì, ma penso che sarà più facile che la usi come arma che come canna da pesca. Allora, qua sicuro dietro ci sono i lupi, quindi prepariamo già le fiamme. È troppo bella per le nostre menti babbane. Non lo so, preferisco quasi quella di World of Warcraft. Eccoli i lupi, i cari vecchi lupi di Riverwood. Oh, le pietre guardiane. Bene, finalmente possiamo prenderci il nostro segno del mago. Fatto. Ok. Adesso ragazzi, abbiamo due possibilità su quello che facciamo come prossima cosa. O andiamo a Winterhold e cominciamo la catena di quest della Gilda dei Maghi, oppure andiamo a Riften e ci prendiamo Inigo. Adesso vi metto un sondaggino in chat e decidete voi. Ok ragazzi, vince Inigo, si va a Riften. Allora, per cos'è la tassa? Vabbè, qua c'è la solita roba che... Proviamo con Persuade. Persuade fallito. E allora proviamo con Intimidate. Neanche Intimidate. Mi tocca pagare. Paghiamo. Ora apro la porta e potrai entrare. È la prima volta, penso, in 10 anni che mi tocca pagare per entrare a Riften. Non l'avevo mai pagato. Tutte le volte o Persuade o Intimidate mi funzionavano. La cappa grigia di Nocturnal. Perquisisci il corpo del ladro. Perquisisci il corpo. Cos'è? Un'altra roba. Questa garantito che è un'altra roba del Creation Club, sicuramente. Dov'è il corpo del ladro? Eccolo là. Glazed Urn. Boh. No. Granato, grimaldello. Oro, zaffiro e nota del ladro. Leggi la nota del ladro, leggiamo subito. Nota del ladro. La volpe, ah, è la volpe grigia. Ok. Dobbiamo dire la parola d'ordine a una mendicante che so bene dove troveremo. La cappa di Nocturnal, sì, lo so che sarà buonissima sicuramente, però sarà una roba da guerriero furtivo, da personaggio furtivo. Andiamo. Apprendiamo subito Beggar's Row. Bel
cavolo me lo prendo intanto. Vediamo cos'altro c'è da prendere. Visto che siamo sempre affamati come degli squali. Oh, qua c'è uno skill book. Ottimo. Ti prego, per favore, certamente. Le ombre ti nascondono. Leggi la nota dello straniero. No. Gli alberi sono così colorati. La città invece è buia. Finisco di raccogliere la roba, ci scaldiamo un pochino, leggiamo la nota dello straniero. La mod Quick Light non l'ho mai provata. E rubare senza tetto, perché sì, ragazzi, noi abbiamo sempre fame, abbiamo questo problema, è una malattia, non è mica colpa nostra, eh. Allora, la nota dello straniero. C'è un forziere a casa di Bolly, in un cassettone vicino al suo letto. Trovo un modo per aprirlo. Ok, va bene, ma questa la facciamo però più avanti, perché adesso lui di furtività c'ha pochissimo. Andiamo a prendere Inigo. Andiamo a prendere Inigo. Quindi, prima di andare a prendere Inigo, però dobbiamo abbandonare il nostro buon Atar, che ci ha seguito fino qui. Allora, Atar, è venuto il momento di separarci, però prima... mi riprendo tutto quello che ti ho dato. Quindi questo, 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 questo. Vabbè, guarda, lascia, siccome siccome l'ascia era sua, gliela lasciamo, dai. Adesso prendergli anche l'ascia mi sembra esagerato. Ci riprendiamo tutto tranne quello. Gli lasciamo una bottiglia di idromele per tornare a casa e poi ci separiamo. Allora, almeno 8 ore dovremo dormire. Quindi dormiamo. Dovremmo anche livellare 1 o 2 livelli, non so quanti. Allora, continuiamo ad aumentare la magica. Il dungeon di Leroy Jenkins non c'è più, perché era il vecchio Upper Blackrock Spire. E l'ho fatto ai tempi, l'ho fatto ai tempi, nel 2005-2006. Poi l'hanno cambiato, adesso c'è ancora, si chiama ancora così, ma non è più lo stesso dungeon di prima. Non esiste più come era prima. Inizialmente Upper Blackrock Spire era un raid da 15. Poi è diventato un raid da 10. Poi è diventato un dungeon normale da 5 e adesso è ancora un dungeon normale da 5, ma è completamente cambiato rispetto ai tempi di Leroy Jenkins, è proprio tutto diverso. Allora, io aumenterei armatura pesante, perché stiamo continuando a portarla, a sto punto la aumentiamo, via. Ok. Adesso siamo riposati e sazi. Sì, benissimo. Oh, è il momento di andarci a prendere Inigo. Sei fedele all'impero, andiamo per un poco da 10. E anche tu sei di queste parti, eh? No, non era difficile. Non era difficile. Qual è il problema? Qual è il discorso di Upper Blackrock Spire? Ai tempi, quando appunto lo faceva, quando l'ha fatto quello lì, Leroy Jenkins, poi ci sono diverse teorie, c'è chi dice che sia stata una cosa preparata. Comunque, ovviamente do per scontato che abbiate visto il video, no? Allora, quando ti trovavi in quella stanza lì, ti fermavi un attimo, perché nella stanza successiva c'erano dei draghetti. I draghetti venivano fuori se pestavi le uova. Oppure
quelle specie di uomo drago che c'era dentro, ce n'erano dentro 3 o 4. E quando tu li menavi, dopo un po' loro andavano ad aprire le uova. Quindi, siccome era un raid da 15, prima di entrare lì dentro si diceva: allora ragazzi, state attenti a due cose. Uno, non pestate le uova. Due, quando vedete che uno dei draghi va ad aprire le uova, lo dovete fermare. Gli fate uno snare o uno stun o una cosa del genere, in modo che non vada ad aprire le uova. Perché dopo diventava un effetto a catena. Perché poi le uova si aprivano, i draghetti andavano su altre uova. Alla fine la stanza si riempiva di draghi e tutti morivano. Cos'è successo in Leroy Jenkins? Che lui non ha ascoltato la spiegazione. E quindi appena sono partiti è entrato a bomba dentro, ha triggerato tutte le uova e loro sono morti. Per quello che fa ridere, perché il tipo all'inizio fa una spiegazione come quella che ho fatto io di 5 minuti, lui non ha ascoltato una mazza, torna, dice: oh, stavo cuocendo il pollo, dai via andiamo, parte, sbaglia tutto. E all'epoca faceva ridere per quello, adesso è passato tanto tempo, però la storia era quella. Solo quelli che hanno impegni ufficiali. Vabbè, proviamo persuadi. Oh, raga, questo personaggio, il persuadi, non ce l'ha molto. Ci costa altri 104 pezzi d'oro. Vai. Dunque, Inigo, se ricordo bene, bisogna prendere la chiave della sua cella, che è qui da qualche parte. Era sopra una libreria, se non sbaglio. Tempo anch'io è una vetria. Io non mi sono buscato una freccia nel ginocchio. Non mi dire. Allora, Inigo. Dunque. Forse sul camino era la chiave. Era qua dentro, eccola qua. Broken Strong Box, eccola qui. E io sapevo che era uno scazzo del tipo che si era rotto di ascoltare. Perciò si buttò dentro per noi. No, non è andata così, Shaz. Almeno da quello che dicono, da quello che si capisce che dicono nel filmato, lui si stava cuocendo il pollo e non ha ascoltato la spiegazione. Ma io credo che fosse, cioè, che fosse preparato, perché eccolo qua. Allora, parliamo con Inigo. Allora ragazzi, qui ve lo faccio guardare perché giustamente c'è qualcuno che non l'ha giocato, che non ha mai giocato Inigo, quindi adesso faccio andare i dialoghi per chi non capisce bene l'inglese. Lui pensa che noi siamo un suo compagno che lui ha dato per morto, per una storia di scuma. Allora, proviamo a essere sinceri, gli diciamo: non sono la persona che tu ti ricordi, ma mi sembri utile.
Non la metto perché io l'inglese lo parlo bene, quindi non la metto. Potrei metterla per voi se vi fa più comodo. Non so bene dove si scarichi, però la cerco. Se per voi è più comodo, gliela metto, eh. Sì, l'ho ascoltata, ma non la diciamo qua perché, come ho detto, magari c'è qualcuno che vuole tenersi la sorpresa. Allora, qui ci leggiamo il suo diario, che è anche uno skillbook, dentro c'è sostanzialmente una versione estesa di quello che ci ha appena detto, cioè io, lui e il personaggio che noi interpretiamo erano una coppia che, una coppia nel senso di due che lavoravano insieme e gli era stato dato un lavoro. E non l'hanno portata a termine perché lui ha cercato di ucciderci, almeno lui pensa che noi siamo quella persona lì. Scusate, stavo leggendo la chat. E lui pensa di averci tradito e di averci lasciato per morti. Quindi qui c'è scritto questa storia qua sostanzialmente. Lui ci segue perché si sente in colpa. Allora, adesso, vabbè, qua ci sono i suoi comandi, ce lo prendiamo. Vediamo se siamo. Ok, ci sta seguendo e adesso abbiamo anche Inigo, che a differenza di come lo faccio di solito, lo tireremo su per fare il tank. Non lo tireremo su per fare l'arciera. A noi serve, per come giochiamo noi, che stia davanti. Un messaggero, cosa ci consegnerà? Sì, ora devo andare. Cosa ci ha dato? Lettera anonima. I morti viventi. Ok. Questa è una quest molto interessante per il nostro personaggio. Indaga presso il luogo del rituale, che sarebbe qua. Ah, vicino a Helgen. Beh, potremmo anche andarci la prossima volta. Eccoci qua, ragazzi. È stata una bella live con un finale un po' così, perché abbiamo preso Inigo, ma poi non abbiamo avuto molto tempo per farci granché, però mi sono divertito. La parte quella con i banditi è stata bella.